La giornata di studi del 20 novembre vuole essere una prosecuzione ideale del convegno che si è tenuto l'anno scorso in Fondazione Cini, dedicato a Vivaldi. Abbiamo pensato di invitare tre musicologi che affronteranno tre aspetti particolari dell'opera vivaldiana. Il primo è Michael Talbot, che parlerà degli oratori composti da Vivaldi, dei quali peraltro si conserva solo la Judita Triumphans. Vivaldi, Talbot ha preparato proprio ultimamente una nuova edizione critica dell'oratorio, pubblicata recentemente da Ricordi. E quindi, oltre a un aspetto, oltre a parlare genericamente dell'oratorio della Judita Triumphans, affronterà anche i problemi collegati a un'edizione critica in una musica particolarmente complessa come questa della Judita Triumphans. Rainer Strom, invece, dell'Università di Oxford, affronterà tutto il capitolo della musica vocale operistica di Vivaldi, quindi drammi per musica. Strom è il più importante conoscitore al mondo della musica operistica nel Settecento veneziano. Ha appena pubblicato per Olschi un volume fondamentale che analizza tutte le opere teatrali di Vivaldi. E si soffermerà anche brevemente sul Motezuma, recentemente scoperto alla Singakademie di Berlino, del quale verrà poi rappresentata una versione diretta da Alan Curtis alla fine credo l'ultimo appuntamento quasi della stagione di quest'anno. Il terzo intervento sarà di Federico Maria Sardelli sul catalogo vivaldiano, perché Sardelli da un anno è il responsabile del catalogo vivaldiano e quindi affronterà i problemi soprattutto di decisione, tutti i problemi che permettono di valutare se una musica sia da considerarsi autentica o meno, e quindi sia da inserirsi nel catalogo con un numero a sé, oppure nella parte Anhang, che comprende tutte le musiche incerte o non certamente ascrivibili a Vivaldi. Queste sono le tre relazioni sostanzialmente della giornata di studi, che avrà luogo qui alla Sala Casella il 20 novembre pomeriggio.